Anche quest'anno Lollipop riempie i cuori di dolcezza. Isa e Guido vi aspettano con le loro mille idee regalo. Confezioni, calendari, peluche e tanto altro. Lollipop, un piccolo angolo felice pieno di sorprese. Cosa aspetti? Telefona al 348-766-1044. Lollipop, in via Sestri 208 Rosso, Sestri Ponente, Genova. Questo vuol dire che è ufficialmente arrivato il Natale. Non potete capire quanto io sia felice di questo, come una bambina piccola praticamente. Adoro le luci e tutti gli aggeggini che colorano il Natale. E allora con questo alberello, che è piccolo ma è comunque molto carino, io mando la sigla. Eccoci qui, un bacio gigantesco, mua, da Joy. Oggi lo studio è il salotto di Sempre Curiosa, perché il salotto rende l'idea del Natale. Come potete vedere dietro di me c'è il nostro albero e poi sono anche circondata da cuscini natalizi, quindi mi sembrava davvero una location perfetta per fare una puntata speciale, soprattutto perché parleremo molto di Natale anche oggi. Allora, bentornati nella nuova puntata di Sempre Curiosa. Vi anticipo che appunto parleremo di regali, parleremo di musica e parleremo anche di libri. Un salutino alla nostra regia, composta da Bruno Santoro e da Ralfino, che spero riuscirò a farvi vedere con la sciarpetta di Natale. Ce l'ha, ha anche il berrettino forse è un po' più difficile, però vediamo se riusciamo in qualche modo, anche solo una foto. Allora, cominciamo subito e lo facciamo proprio parlando di regali di Natale. Lo facciamo con la nostra amica Rossella Boccardo, che conoscete essere una dottoressa che si occupa di benessere, che si occupa di salute e di make-up e di tanto altro. Lei oggi ci dà però qualche suggerimento su dei regali natalizi. E io direi che ce l'andiamo subito ad ascoltare, perché ha delle idee veramente molto molto carine. E allora, Rossella, che cosa ci racconti? Buonasera amici di Sempre Curiosa, eccoci nuovamente insieme. Questa sera per parlarvi un po' di regali di Natale. Li avete già fatti? Allora, abbiamo già tutto, quindi direi che se qualcuno non ha ancora acquistato nulla, si potrebbe pensare a delle esperienze. La prima esperienza potrebbe essere quella di andare in un negozio di fotografia e farsi fare un bel servizio fotografico con trucco, parrucco, vestiti un po' particolari e, perché no, poi far sì che una di queste foto, la migliore, possa essere anche appesa a casa. Un'altra cosa, che un'altra esperienza un po' retro, può essere quella di ricevere delle lettere a casa. Chi è che l'ultima lettera che avete ricevuto, ve lo ricordate? Io sinceramente no, però mi piacerebbe che qualcuno mi scrivesse, quindi mandare delle lettere come una volta da far recapitare a casa trovo che sia un'idea meravigliosa. Un'altra esperienza potrebbe essere quella di farsi confezionare un vestito su misura. Per gli uomini ci sono delle bellissime camicie, tessuti, colletti da poter scegliere, e per le donne, neanche farlo a dirvelo, c'è solamente che l'imbarazzo della scelta. Un'altra cosa che possiamo pensare per il nostro lui e la nostra o la nostra lei
è quello di un percorso benessere personalizzato, quindi una bella giornata o un pomeriggio intero dedicato a trucco parrucco personalizzato, quindi mani e piedi piuttosto che a seguire una bella piega, ma anche per gli uomini, perché no? E ci sono queste meravigliose barberie che stanno nascendo e quindi un'esperienza di questo tipo potrebbe essere un buon regalo, un buon momento per fare qualcosa insieme. L'ultima idea potrebbe essere quella di prenotarsi un personal shopper che ci accompagni, soprattutto vicino ai saldi, così riusciamo magari a comprare qualcosa di più, a livello di budget ovviamente, e ha la funzione di studiare la nostra forma del corpo, i nostri colori e quindi darci delle idee e farci comprare gli abiti più adatti a ognuno di noi. Spero di esservi stata utile, alla prossima! Grazie ancora alla nostra Rossella Boccardo per i suoi preziosissimi consigli, tutti dedicati al Natale. E a proposito di Natale, io sto continuando la mia super collezione di palle di vetro con la neve dentro. Sì, però aspettate, vi sto facendo vedere il Babbo Natale al contrario. Eccolo qui. Questi paesaggi con la neve sono meravigliosi. Questo è anche un carillon in realtà. Io li adoro e quest'anno già 4-5 palle di vetro le ho comprate di diverse dimensioni, ma l'anno non è ancora finito e penso che potrei comprarne delle altre, le adoro, resterei a guardarle per ore, mi incantano. E qual è il vostro oggetto natalizio preferito? Fatemelo sapere. Scrivete a redazione semprecuriosa@gmail.com. Intanto noi torniamo a parlare di musica e lo facciamo con Claudio Gambaro. Avevamo lasciato in pausa un argomento, e cioè quello della Cramps, e allora torniamo nel salotto di Claudio Gambaro per scoprire che cosa ha ancora da raccontarci. Amici di Sempre Curiosa, secondo appuntamento con la Cramps di Gianni Sassi, la storica etichetta milanese che compie 50 anni, e ci sarà un grande evento per ricordare Gianni Sassi e la sua casa discografica. Un grande evento il 6 aprile 2023 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, con Patrizio Fariselli, Alberto Camerini, Eugenio Finardi, Andrea Ticci, Joe Squillo e tanti artisti che hanno fatto parte di questa grande casa discografica. Qui abbiamo l'album tributo in ricordo a Demetrio Stratos, il concerto del 1979, un altro live, questo Rock and Roll Exhibition, ne ho parlato poco tempo fa con Mauro Pagani, infatti questo disco è suonato, cantato, insomma, da Mauro Pagani, Demetrio Stratos, il grande Demetrio, e Paolo Tofani. Qui poi abbiamo Venegoni & Company con Rumore Rosso, ma guardate che belle le copertine, cioè Diesel e Eugenio Finardi. Poi abbiamo anche, qua c'è un catalogo storico che farà gola ai collezionisti. Questo me lo tengo davvero stretto perché è un catalogo meraviglioso. Poi qui ci sono delle cassette, ecco, cassette degli Area, Maledetti, questa è Gelato Metropolitano di Camerini. Qui c'è una Stereo 8 addirittura di Eugenio Finardi. E qua ci sono i 45 giri, perché anche i 45 giri avevano delle copertine meravigliose. Ad esempio Arti e Mestieri, Valzer per domani. Qui abbiamo ancora Alberto Camerini con Gelato Metropolitano, il 45 giri. E qua c'è Soldi di Eugenio Finardi, che ha una copertina pazzesca. Qui c'è l'album A Fuoco, qua dentro c'è un assolo di Alberto Camerini che fa paura. Sì, perché questo laboratorio Cramps praticamente concedeva agli studi, a tutti questi musicisti che poi collaboravano tra di loro, che poi trovavi Claudio Pascoli che suonava al sax nel disco degli Area, ma suonava al sax anche nel primo album di Camerini. Ares Tavolazzi ha prodotto il secondo disco di Camerini, Lucio Fabbri suonava il violino nei dischi di Finardi, insomma era davvero un laboratorio pazzesco, fatto di arte, fatto di musica,
e il 6 aprile al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano ricorderemo Gianni Sassi, la Cramps, tutta questa musica meravigliosa con tutti gli artisti che vi ho elencato prima. Quindi appuntamento il 6 aprile a Milano per ricordare la Cramps. Allora, grazie ancora Claudio Gambaro per questo momento dedicato alla musica. Se vi va, seguite Claudio anche sul suo canale YouTube Blue Mozart. Ha sempre tanti argomenti simpatici, interessanti, di cui appunto raccontare, e sono sicura che vi piacerà seguirlo. E noi invece torniamo nel nostro studio, quello di Sempre Curiosa versione natalizia. Questa volta vi voglio far vedere un po' l'albero che abbiamo realizzato in questi giorni, che è piccino, come dicevo, però è molto carino. Questo perché ho una domanda per voi: come decorate voi l'albero? Con le classiche palline, oppure come abbiamo fatto noi quest'anno, con delle decorazioni che possono essere, ecco, di legno, le adoro quelle di legno, oppure di lana o sacchettini. Queste sono decorazioni fai da te di lana, la calzetta oppure il cuore con i ferri, e poi ce ne sono tanti altri, per esempio l'angioletto o lo gnomo portafortuna nascosto dentro un sacchettino, oppure ecco per esempio portafoto o tante altre cose. Molti sono realizzati a mano e altri sono appunto fatti in legno o in ceramica come questo. Ecco, a me piace molto utilizzare questi aggeggini così non tipicamente da albero di Natale. Siamo abituati a vederlo, no, con le palline tutte luccicose, glitterate magari, eccetera, però io lo trovo più caldo così, con la lana, con il legno, eccetera. Mi piace molto molto di più. Fatemi sapere come lo fate voi. Sempre restando in tema natalizio, adesso ci spostiamo, ma non di molto, nel laboratorio di gioiellini, perché arrivano ancora suggerimenti per i regali di Natale, questa volta un po' creativi ovviamente, entrando nel laboratorio di gioiellini, e anche sui libri e gli album da disegno. Andiamo a vedere. Amici di Sempre Curiosa, eccomi qui di nuovo nel laboratorio di gioiellini. Da qui spero che riusciate a vedere anche voi l'albero di Natale, che dà la sua atmosfera magica. Io vorrei darvi, appunto, riguardo al Natale, alcuni consigli sui regali, consigli ovviamente creativi dal laboratorio di gioiellini. E allora cominciamo subito. Eccoci qui con, non potevo non proporvi, il mio album da colorare per i bambini, realizzato interamente da me, i disegnini. Per i bambini, quindi, un simpatico album da colorare a tema Natale. Lo potete trovare su Amazon. Colora con Joy, Natale, Dolce Natale. Lo avete già conosciuto. E questo è uno. Poi vi ripropongo anche il fumetto Invincibili, disegnato, colorato da Steve De Brevi. Molto molto carino, e con questo fumetto, che va bene per i ragazzi ma anche per i più grandi, cioè i bambini ma anche per i più grandi, che è molto bello, acquistando questo fumetto su insiemesipuosarno.it si aiutano anche le famiglie con figli affetti da autismo. Ok, questo è un altro regalo molto carino. Ovviamente il mio La lista dei sogni, che va bene per ragazzi, adulti, insomma, ecco, poi ci sono anche tutti i disegni, molto carino. E all'interno cosa ho messo? Anche un segnalibro, sempre realizzato da me, guardate come si presenta, e poi sul libro è carinissimo. È molto molto carino. Ovviamente questo segnalibro è più femminile, il libro invece non ha genere, va bene per tutti. Poi invece, passando a un altro tipo di creazioni, per esempio ho realizzato dei portachiavi tipo stile Scooby-Doo per ragazzi o adulti, questo genere va benissimo, un altro paio di segnalibri molto molto carini, e poi ragazzine.
Ecco qui una serie di orecchini spettacolari che ho realizzato. Ci sono Elsa, Peter Pan, Biancaneve e poi insomma queste bottigliette con i brillantini, i fiorellini realizzati con la pasta polimerica, tutti questi. I dolcetti, guardate come sono simpatici, e le scarpette da ballo, insomma ne ho fatti per così. Oppure per ragazze o anche signore, ecco qui dei braccialetti con le pietre, molto belli, semplici ma molto belli. Con le pietre potete realizzare ovviamente anche degli orecchini o, perché no, anche delle collane molto belle. Questo invece è un drago realizzato con la pasta polimerica, però guardate come si presentano bene. Per i maschietti ancora un'idea semplice e carina realizzata con la corda, se siete pratici di quest'arte creativa. E guardate qui, ho utilizzato addirittura una rondella vera, oppure questo tipo di bracciale così, sempre con il cuoio e alcuni ciondoli ovviamente molto maschili. Ecco, come vedete c'è anche il ferro di cavallo. Beh, idee ce ne sono. Se vi piace realizzare i regali insomma con le vostre mani, ci sono tantissime idee, o se siete creativi potete anche scrivere un libro. No, a parte gli scherzi, davvero sbizzarritevi, perché ci sono tantissimi modi per poter realizzare dei regali fai da te che risulteranno sicuramente ancora più apprezzati. Vi proporrò sicuramente qualche altra idea. Per il momento da Gioiellini è tutto, un abbraccio e a prestissimo. Associazione Musica Amica presenta i corsi annuali di alto perfezionamento di chitarra sotto la guida del prestigioso insegnante Pietro Locatto. Gli splendidi scenari di Santa Margherita Ligure faranno da culla al percorso di studi da novembre a giugno a Villa Durazzo, con la direzione artistica di Giovanna Savino. Per info e iscrizioni as.musicamica.ge@gmail.com. Musica Amica, un mondo di opportunità. Continua così il nostro appuntamento natalizio, circondati veramente dal Natale. Spero che abbiate preso appunti su tutti i consigli che vi abbiamo dato oggi in questa puntata per quanto riguarda i regali di Natale, anche perché sembra che manchi molto, ma in realtà non è così, e finisce sempre che gli ultimi giorni ci ritroviamo senza regali e non sappiamo che cosa portare ai nostri amici e ai nostri cari. E allora diamoci una mossa, perché si possono fare dei regali anche con poco, ma che in ogni modo risultano comunque dei bellissimi regali. Adesso noi dobbiamo fare una piccola pausa, ma voi non scappate, perché torniamo fra pochissimo con la seconda parte di Sempre Curiosa, oggi dedicata ai libri. A tra poco! Anche quest'anno Lollipop riempie i cuori di dolcezza. Isa e Guido vi aspettano con le loro mille idee regalo. Confezioni, calendari, peluche e tanto altro. Lollipop, un piccolo angolo felice pieno di sorprese. Cosa aspetti? Telefona al 348-766-1044. Lollipop, in via Sestri 208 Rosso, Sestri Ponente, Genova.